Quarta edizione per il giocattolo sospeso, l'iniziativa del Comune di Napoli per donare giochi e giocattoli ai bambini delle famiglie in difficoltà. Come già per il famoso caffè sospeso, i cittadini possono comprare nei negozi convenzionati dei regali e lasciarli a disposizione di chi vuol ritirarli. Abbiamo avuto effettivamente quest'anno tanti riscontri positivi, in particolare nel nostro punto vendita una cliente, volendo restare nell'anonimato, ha voluto fare una donazione. Inizialmente era scettica sulla, diciamo, la veridicità dell'iniziativa, quando è stata rassicurata perché ci conosce, ci ha esposto il suo importo, poi invece andando avanti nell'acquisto questo importo si è quintuplicato, quindi ha fatto veramente una cosa eccezionale secondo noi e poi ci siamo messi a piangere insieme. 1.400 i giocattoli raccolti quest'anno nei 15 spazi che hanno aderito all'iniziativa. Giocattoli in parte prelevati in occasione del Natale e in parte destinati alla distribuzione tramite associazioni localizzate sul territorio cittadino. Anche l'Accademia Aeronautica ha partecipato quest'anno all'iniziativa. Noi nell'ambito dell'attività di beneficenza che in Accademia svolgiamo ci siamo subito immersi in questo fantastico evento, secondo noi è un'iniziativa molto nobile. Abbiamo aderito facendo una tombolata di beneficenza, abbiamo comprato dei giocattoli, soprattutto giocattoli a sfondo aeronautico. Questo perché? Perché vogliamo non solo aiutare chi è meno fortunato di noi, ma anche in qualche modo far avvicinare questi bambini al nostro fantastico mondo aeronautico. Speriamo che davvero possano appassionarsi anche con un semplice giocattolo a questo nostro mondo. Grazie a tutte le donatrici e a tutti i donatori che in anonimato hanno dato forza al lavoro educativo che tante associazioni realizzano sul territorio e hanno dato forza a quel Natale, a quelle mamme, a quei papà, a quelle famiglie che fanno per motivi economici più fatica a vivere dei momenti di gioia. Questa è una cerimonia pubblica di restituzione, di trasparenza, dove noi facciamo vedere tutti i giocattoli che sono stati donati, in quali mani vanno. Vanno nelle mani delle bambine e dei bambini della città e nei luoghi che lavorano con le bambine e bambini della città in tutti i quartieri di Napoli, parrocchie, associazioni, cooperative, educative territoriali. Fra i testimoni del giocattolo sospeso anche il comico Mariano Bruno. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno fatto questo gesto, ma a tutti i giocattolai presenti che si mettono a disposizione, che rendono disponibile tutto ciò. A presto ragazzi, vi voglio bene e speriamo sempre di più. Ciao.